Siamo ormai a poche ore, cari amici di Padre Pio TV, alla festa più bella dell'anno, alla festa che Padre Pio più di tutte amava il Santo Natale. Ci stiamo preparando ormai da diverse settimane e nel corso di questo appuntamento dell'agenda del santuario ripercorreremo alcune delle tappe significative che hanno contraddistinto l'attività del santuario di Padre Pio nell'ultima settimana. Vogliamo però aprire questo appuntamento con gli ultimi eventi in programma che si terranno nelle prossime ore appunto nel uh, santuario di San Giovanni. Giovanni Rotondo gettando anche uno sguardo a quello che è il programma per appunto il prossimo Natale. Dunque ricordiamo e lo facciamo attraverso il sito dell'ufficio accoglienza Pellegrini ehm, che eh, questa settimana si è aperta con l'omaggio dei pastori eh, presso il Presepe sul Sagrato di Santa Maria delle Grazie a cura dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Melchionda de Bonis di San Giovanni Rotondo. Martedì 19 c'è stata la rappresentazione della Notte Santa di Guido Gozzà sempre presso il eh, presepe ehm, sul sagrato della eh, chiesa di Santa Maria delle Grazie mentre ieri ehm, i eh, ragazzi dell'istituto comprensivo Dante Galiani di San Giovanni Rotondo hanno tenuto il loro concerto di Natale e questa sera alle 20.30 il cantautore Giovanni Caccamo sarò, eh, sarà in, ehm, in concerto nella chiesa di eh, Santa Maria delle Grazie con il suo parola tour acoustic sono questi gli ultimi passaggi del eh, della preparazione del tempo di avvento in preparazione al Natale che come tutti ben sappiamo comincia con il, la messa nella notte santa il 24 dicembre a tal proposito voglio ricordare visto che eh, il 24 appunto eh, domenica eh, si eh, terrà la celebrazione nella quarta domenica di avvento e si entrerà poi nei primi vespri della solennità del Natale del Signore che le celebrazioni eucaristiche seguiranno il consueto Calendario festivo del santuario ad eccezione della celebrazione eucaristica delle 19.30 che non avrà luogo. Vediamo adesso allora quali saranno gli appuntamenti riguardanti il Natale di questo 2023, che tra l'altro si celebra negli 800 anni del presepe di Greccio. Domenica 24 dicembre, dunque, abbiamo già ricordato gli orari delle celebrazioni, ma per quanto riguarda quelle del Natale, la veglia di preghiera nella Notte Santa si terrà alle ore. 23.30, mentre a mezzanotte il guardiano del convento, Fra Rinaldo Totaro, terrà la prima celebrazione eucaristica nel Natale del Signore. Lunedì 25 dicembre, solennità del Natale, alle 11.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore del santuario, Fra Aldo Broccato, e alle 18, Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, terrà un'altra celebrazione eucaristica. L'ottava di Natale si conclude con eh, il Te Deum che verrà eh, cantato, il Te Deum di ringraziamento che viene cantato il 31 dicembre, dunque alla fine dell'anno civile, eh, alle ore 18 del 31 dicembre appunto, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Fra Rinaldo Totaro. E andiamo alle celebrazioni del 2024, lunedì 1 gennaio, giornata mondiale della pace, alle ore 11.30 fra Nicola Monopoli. Responsabile della pastorale giovanile del santuario terrà la, mh, celebrerà appunto l'Eucaristia nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie. E alle 18 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da Fra Aldo Broccato. Mentre per quanto riguarda le celebrazioni della solennità dell'Epifania, ma poi avremo modo ovviamente di ricordarlo anche nelle prossime eh, settimane, alle 11.30 don Donato Dota presiede la sua prima messa eh, e alle 18 il ministro provinciale Fra Francesco di Leo mh, celebra l'Eucarestia a cui seguirà la venerazione del bambinello che chiude idealmente le celebrazioni del tempo di... Natale. e Dunque avremo come dicevo modo di eh, raccontare questi appuntamenti anche nelle prossime settimane, ma adesso mh, vogliamo eh, fare eh, un breve riassunto di ciò che è successo nell'ultima settimana. Ci stiamo dunque preparando alla, ehm, alla celebrazione del Natale del Signore con la novena che si tiene ogni sera nel Santuario di Santa Maria delle Grazie e ogni mattina alle 6.15 eh, presieduta dal Rettore del Santuario. Vogliamo ascoltare un breve stralcio di una delle riflessioni che uno dei novelli diaconi ha tenuto nel corso di una delle serate in preparazione al Natale del Signore. Questo tempo di avvento che stiamo vivendo ci prepariamo quindi a fare memoria della prima venuta di Gesù Cristo nella carne. Quante volte abbiamo contemplato questa scena, tante volte ecco, anche notando soprattutto la tenerezza di questo momento in cui Gesù nasce bambino in Betlemme. Ma ecco, non possiamo fare a meno di ricordare il motivo della prima venuta. Infatti Gesù Cristo sì, si è fatto uomo, Dio che si è fatto uomo, ma lo ha fatto per un motivo fondamentale: quello poi di poter dare la vita per noi. E questo lo farà poi quando sarà adulto sulla croce, e così ci salverà. E proprio per questo, ecco, mentre noi abbiamo lo sguardo rivolto alla prima venuta che per fare, della quale stiamo per fare memoria a Natale, non possiamo non pensare a quando Egli verrà nuovamente nella gloria per portare a pieno compimento ciò che già ha cominciato, la salvezza che ci offre oggi. Ed è per questo motivo che, proprio pensando al fatto che verrà nuovamente e che noi quindi lo attendiamo con le lampade accese, come dice la preghiera di Colletta. Ecco, proprio per questo motivo non possiamo fare a meno di lasciarci provocare dalla parola del Signore. E quindi noi come cristiani dobbiamo fare attenzione proprio a questo, allo stare insieme, all'amarci gli uni gli altri, come Lui ci ha amati, evitando la deriva del pensare ognuno a se stesso. Fratelli e sorelle, quindi l'avvento che stiamo vivendo qui e ora, la novena di Natale, il pensare a Gesù che ci viene incontro, fare memoria della sua prima venuta nella carne e di quella che dovrà essere la seconda venuta nella gloria, ci deve scuotere e ci deve invitare ad ascoltare Dio e la sua parola che ci chiama, quindi, ad accogliere il suo amore, che non è solo per noi, è da donare agli altri. L'amore di Dio non è mai qualcosa di statico. Ciò che abbiamo ricevuto gratuitamente, lo dobbiamo donare altrettanto gratuitamente. E quindi possiamo infine domandarci quello, questo. Viene il figlio dell'uomo che mangia e beve, ed è amico di pubblicani e peccatori, colui che testimonia la prossimità di Dio. A noi sta scegliere di imitarlo oppure restare fermi dicendo sotto sotto in fondo è soltanto un mangione o un beone. Prepariamoci quindi in questo tempo di attesa e volgiamo in tutto i nostri cuori al Signore che viene. Ci stiamo dunque preparando alla celebrazione del Natale, come abbiamo ascoltato dalle parole di Fra Stefano Ricciardi, che assieme a eh, Fra Claudio Ricci e a Fra Pietro De Simini eh, sta eh, predicando in questi giorni in preparazione al Natale del Signore. Ma un altro appuntamento che anche più volte abbiamo sottolineato nel corso di questo spazio è il momento del sabato sera, che affianca per certi versi la preghiera del Santo Rosario, il rito del lucernario, l'accensione delle candele. Che rappresentano le quattro domeniche di Avvento. Allora ascoltiamo la riflessione di Fra Italo Sant'Agostino tenuta sabato scorso nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Tutte le situazioni in cui ci sentiamo a volte persi quando non sappiamo quale sia la strada, oggi la Chiesa ci segnala più che mai che c'è una gioia da dover cercare. Una gioia da dover cercare. Una gioia quasi pronta per noi, messa a disposizione nostra. Ho fatto questa esperienza una volta, tornavo in nave, ma il mare era molto mosso, in una maniera spaventosa, anche se la nave non era piccola. E a un certo punto ho iniziato a subire la forza del mare, quindi il movimento del beccheggio. Le prime volte era anche simpatico, sembrava una giostra. Poi ho iniziato a capire che non era simpatico per tutti e le persone hanno iniziato a stare male in maniera, in maniera importante. E allora questa situazione un po' così mi ha turbato, stavo iniziando anche io a sentirmi male insieme alle altre persone. Allora ho detto a me stesso, senti qui devi trovare una soluzione perché altrimenti non so come farai ad andare avanti. Allora sono andato vicino alla ringhiera della nave mi sono proprio aggrappato e sporto. E proprio in quei momenti in cui c'era quel movimento della nave che affondava con la pro sott'acqua, um, gli spruzzi del mare mi arrivavano sul viso. Io ero lì con gli occhi chiusi e quell'acqua che mi toccava il volto mi ridava serenità. Dicevo, ah, oh, che bello, vedi? E quindi, così, sono riuscito a arrivare fino alla fine. Non è cambiato niente perché il viaggio era sempre quello, il movimento della nave è sempre quello, però quel movimento che prima mi dava sofferenza e disagio era lo stesso ma con un po' di gioia, con un po' di gioia che mi ha reso possibile andare avanti. E la vita è così, quindi dove tu sei, quello che tu fai, a volte non puoi cambiare nulla, ma puoi trovare il posticino in cui hai quello spruzzo di acqua sul volto che tutto quel contesto te lo trasforma non in una passeggiata, ovviamente, ma in qualcosa che tu puoi affrontare anche con la dovuta speranza. Allora Isaia vuole indicarci qual è quel posto in questa nave che inizia quasi ad affondare. Isaia vuole indicarci qual è la posizione nella vita che ci dà quella speranza quello spruzzo d'acqua che ci fa svegliare, che ci fa tornare a dire un altro po' io vado avanti. Ci fermiamo per la pubblicità, pochi istanti di pausa e poi ancora insieme. Eccoci ritornati insieme, dunque stiamo ripercorrendo gli eventi che ci stanno accompagnando verso la solennità del Natale del Signore e abbiamo visto e ascoltato alcuni... Alcune delle riflessioni che eh, i frati minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo ci hanno proposto nel corso di quest'ultima settimana. Ma abbiamo anche detto delle tante iniziative che in questo periodo di avvento eh, stanno affiancando le celebrazioni liturgiche, dunque la eh, preghiera. E sono eh, eventi di eh, carattere esclusivamente eh, culturale, così come anche tante rappresentazioni da parte di eh, ragazzi, di istituti comprensivi di San Giovanni Rotondo, di natività, di presenza. Viventi o comunque di attività che in qualche maniera riconducono anche all'anniversario importante che stiamo celebrando in questi giorni, gli 800 anni del presepe di Greccio. Ebbene, domenica scorsa, volendo ripercorrere quelli che sono stati gli ultimi appuntamenti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, c'è stato un momento di alto valore culturale ma anche spirituale, grazie alle note dell'orchestra Suoni del Sud del, Conver del eh, Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, davvero un momento molto bello, molto partecipato e di alto valore culturale e spirituale, come vi dicevo, vi vogliamo far ascoltare ora un paio di brani di, eh, tratti dal concerto di domenica scorsa. Davvero un momento molto bello quello di cui abbiamo ascoltato alcuni brani, questo concerto a cura del conservatorio Umberto Giordano dell'orchestra Suoni del Sud. Ritornando invece a mercoledì scorso, 13 dicembre, i frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo hanno vissuto un momento di fraternità davvero molto intenso perché si sono riuniti per ricordare i 25 anni di vita religiosa di fra Antonio Scaramuzzi, fratello eh, laico che vive nel eh, convento appunto di uh, San Pio. Un momento che ha visto eh, partecipare numerosi frati provenienti anche dai eh, vari conventi della provincia. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal ministro provinciale, fra Francesco eh, Di Leo, e subito dopo l'omelia, fra Antonio Scaramuzzi, inginocchiandosi di fronte al ministro provinciale, appunto, ha rinnovato la sua professione perpetua di seguire in povertà, obbedienza e castità il Signore. Allora, diamo le parole del ministro provinciale fra Francesco Di Leo dettate durante l'omelia della celebrazione eucaristica di ringraziamento. Oggi più che mai ogni cristiano e ancor di più direi noi religiosi abbiamo bisogno abbiamo bisogno di riorientare il nostro sguardo verso questo orizzonte. Abbiamo bisogno di scrollarci di dosso il carico pesante di un gioco deletereo che spesso ci impedisce di condurre una vita degna del nome che portiamo. Quanti falsi ideali, quante inquietudini, quanta ipocrisia, quanto egoismo oggi ci tengono prigionieri in una vita mediocre. Abbiamo bisogno di recuperare il senso profondo dell'invito di Gesù a seguirlo per sperare di vivere un'esistenza libera e liberante. Questo allora l'augurio che scaturisce dalla parola di Dio soprattutto per te, carissimo Antonio, che tu possa essere sempre grato a Dio per il dono della vita consacrata e come figlio di San Francesco essere testimone di una sequela gioiosa del Signore. Sentiti sempre custodito dall'affetto dei confratelli che condividono la medesima vocazione e non cedere mai allo sconforto quando altri giochi umani rischiano di appesantire il tuo cammino. Benedici sempre. Ce lo hai fatto ripetere più volte oggi durante il Salmo responsoriale. Benedici sempre il Signore per quanto hai ricevuto. Non sei solo. Oltre alla famiglia religiosa ci sono tante altre persone che ti vogliono bene e che pregano per te. Ti sono vicine, a partire dalla tua mamma, mamma assunta, qui presente, a cui va tutto il nostro affettuoso saluto dai tuoi fratelli di sangue, Raffaele e Andrea, e dai tuoi tanti amici, molti dei quali oggi sono qui a farti corona e che tanto apprezzano la tua semplicità. Non ultimo, c'è il tuo papà che dal cielo ti protegge, tanto ha sostenuto il tuo cammino vocazionale e sicuramente continua a farlo anche dallassù. Ripeto, si sempre grato per il dono della vocazione religiosa, è la via per realizzare la tua esperienza battesimale, è la via che il Signore ha pensato per la tua personale santificazione. Intercedano per te la nostra Madre Celeste, che ami e a cui so che ti affidi quotidianamente insieme al venerato confratello San Pio da Pietrelcina e al santo dei miracoli Antonio di Padova. La Santa Vergine e martire Lucia ti aiuti e ti insegni a guardare sempre con gli occhi della fede ogni evento della tua vita, perché tu possa continuare con gioia ad amare, benedire e ringraziare il Signore con umiltà tutti i giorni della tua vita. E allora auguri a Frantonio Scaramuzzi che ricorda i suoi 25 anni di professione religiosa. Noi stiamo volgendo al termine con la nostra eh, trasmissione. Allora vogliamo ricordare ancora una volta come abbiamo fatto all'inizio quelle che saranno le celebrazioni eucaristiche del tempo di eh, Natale nel santuario di eh, Santa Maria delle Grazie e eh, appunto di San Pio da eh, Pietrelcina, un tempo di Natale che comincerà il prossimo 24 dicembre. Come Abbiamo detto, le celebrazioni eucaristiche eh, si terranno secondo l'orario festivo ad eccezione di quella delle 19.30 e poi alle 23.30 la veglia di preghiera nella Notte Santa e a mezzanotte la celebrazione, la prima celebrazione nel Natale del Signore, presieduta da Fra Rinaldo Totaro, guardiano del convento di San Pio da Pietrelcina. Il giorno di Natale, lunedì 25 dicembre, le celebrazioni eucaristiche si terranno come nei giorni. Giorni festivi e segnaliamo in maniera specifica alle 11.30 quella preseduta dal Rettore del Santuario di San Pio da Pietrelcina, Fra Aldo Broccato e alle ore 18 quella preseduta da Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo. Noi ci fermiamo qui con l'agenda del Santuario, ci rivediamo la prossima settimana e nel frattempo vi auguriamo un sereno e santo Natale. thank you